can't wait to see what illusion you've come up with for us. One of those romantic boy meets girl, boy loses girl stories? It's better than that. Benvenuti in questo nuovo video, in questo mio primo video del 2020. Come avete visto, questo video è iniziato un po' diverso dal solito. Ho voluto fare un po' di morning routine style. Come avete visto, mi sono voluta fermare sul momento profumo. Questo perché è una parte molto importante della mia routine di quando esco dalla doccia. Solitamente spruzzo il profumo sulla pelle e anche poi dopo quando mi sono vestita sui vestiti. Per me il profumo è veramente importante perché ho finito un sacco di boccette nell'ultimo periodo e ultimamente ero in crisi perché non avevo un profumo degno di essere spruzzato. E quindi sono finita per acquistare diversi profumi che in realtà però non mi piacciono. Quindi questa piccola premessa per dirvi che sono contenta di aver ricevuto questi profumi dalla Rise, che è un brand di profumi equivalenti. Questo video è in collaborazione con loro. Mi hanno fatto scegliere dalla lista dei profumi originali, appunto perché loro si ispirano alle profumazioni originali per poi creare questi equivalenti eau de parfum e non eau de toilette, quindi hanno una percentuale di profumo molto più alta e più persistente. Trovate il numero corrispondente, come vedete qui c'è un numerino sopra la confezione, trovate il numero corrispondente e da lì appunto selezionate il vostro profumo. Loro non sono delle copie, è un brand a sé, come vedete ogni boccettina è molto minimal, semplice, con il nome del brand e non si ispirano con le confezioni agli altri profumi, ma semplicemente traggono ispirazione dalla profumazione, ma per il resto è un brand a sé. Questo ad esempio è il 159, che è quello che vi ho appena fatto vedere ed è quello che ho spruzzato ed è molto fresco, quasi acquatico, ecco. Infatti andando in ordine da note di testa, note di cuore, note di coda, abbiamo il bambù, loto e peranasci e legno di balsa, quindi queste sono le tre profumazioni che si sentono. Infatti mi piace perché mi ricorda un po' l'estate, infatti come vi dicevo è floreale acquatico, mi piace moltissimo. E questo è quello che ho spruzzato su oggi, era un po' diciamo malinconica per questo tempo. Poi c'è il 167 che è molto particolare, a me piace tantissimo perché è agrumato e non pensavo mi potessero arrivare a piacere i profumi agrumati. È anche difficile spiegarli perché comunque si tratta sempre di profumi, quindi dipende anche dal nostro olfatto e da quale profumazione recepisce prima. Questo infatti ha del ribes nero, mandarino, pompelmo, poi c'è anche l'ylang ylang, gelsomino, insomma c'è un mix veramente floreale agrumato buonissimo. Poi c'è questo che è lo 025, come vedete è leggermente violetto. Questo invece, questo mi piace tantissimo e mi rilassa perché al suo interno c'è il patchouli, il gelsomino e anche qua un po' di arancio. Sono veramente tanto tanto contenta di aver ricevuto questi profumi perché sono una malata di profumi. Volevo condividere con voi questa mia malattia e nel caso foste anche voi malate di profumi e non conoscevate questo brand, spero vi sia tornato utile. La cosa bella è che se volete acquistare sul sito e non sapete a quale corrisponde il vostro profumo preferito, quindi con l'equivalente, potete chattare con una delle persone addette proprio sul sito stesso, c'è una chat live. Nel caso trovate offline la chat, potete mandare direttamente una mail e appunto il sito vi risponderà il prima possibile. Comunque sul sito trovate oltre 200 fragranze diverse da 50 a 100 ml, date una sbirciatina, vi lascio tutto giù nell'info box. C'è una piccola sorpresina per voi, nel caso vogliate acquistare sul sito avrete il 20% di sconto con il mio codice Gloria Fair. E la cosa bella è che su Instagram si avvierà un giveaway per tre di voi. Regaleremo a tre di voi tre profumi da 50 ml più dei campioncini. Seguiteci sia me che la Rise su Instagram per partecipare appunto a questo giveaway e poi per sapere chi ha vinto tramite le mie stories e le loro. E direi di far partire questo mi preparo con voi dopo essermi spruzzata e improfumata di tutto e di più con la mia makeup routine solita, perché ultimamente mi sto truccando sempre allo stesso modo. E sì, se ve lo state chiedendo, questi gioielli sono bellissimi perché sono anche qua di un brand che mi ha inviato e volevo far vedere anche qua su YouTube, Anna Luisa Jewelry. Sono
pazzeschi. Tra l'altro anche qua un codice sconto per voi del 15% proprio per San Valentino. A me sono arrivati tipo in meno di una settimana questi gioielli, sono bellissimi e sono fatti veramente bene. Secondo me per autoregalarceli, perché no, o regalarli a un'amica, è un brand veramente di classe. Con questo avrete, dicevo, il 15% di sconto su tutto il sito anche per San Valentino. Nell'info box vi lascio il link, che tramite quel link lo cliccate e vi apre direttamente la pagina già con lo sconto applicato nel carrello. Quindi mi sento una sciura con questi gioielli dorati. Ho già fatto le sopracciglia, ho già applicato il correttore per annullare un po' le occhiaie. Ne applico ancora perché le mie occhiaie sono nerissime, non sto più dormendo. Cioè in realtà ho fatto tutto il giorno ieri a dormire perché avevo bisogno di riprendermi. Sapete quando avete quei giorni off? E niente, quindi ho deciso di stare a poltrire tutto il tempo, mi serviva. Non è che sono stata fisicamente a letto, sono stata sul divano, poi mi alzavo, ho fatto il pane, sono andata a verniciare le chitarre, mi sono presa una giornata per me e non pensavo di aver la voglia di fare queste cose quando ho i miei giorni no. Ho capito che quando ho i miei giorni no ho voglia di fare, ma da sola, cioè non ho voglia di sentire persone, di avere persone intorno, e quindi mi isolo non cagando neanche il telefono. Infatti ieri non ho pubblicato storie. Quando vedete che Gloria non pubblica storie è perché è nel suo momento no. Per farvi capire meglio questa cosa mi ricollego a una puntata di Modern Love, la numero 3, quella con Anne Hathaway, che ho adorato alla follia perché mi ci ritrovo tantissimo. Di questa cosa poi ne parleremo molto più a fondo più avanti, molto più. Avevo bisogno di questa cosa, di questa pausa di un giorno, che poi in realtà me ne servirebbero di più di giorni, e ho bisogno di svagarmi, sento proprio la necessità di prendere e andare via. Il problema è che non riesco mai ad organizzarmi, avendo tre gatti poi è sempre un casino e non mi va di dipendere da nessuno, anche il chiedere soltanto riesci ad andare a dare da mangiare ai gatti, cioè mi pesa. E poi dove voglio andare? Cioè questa cosa non è ancora chiara nella mia testa. Quindi chissà se la nostra Gloria riuscirà a fare qualcosa nella sua vita. Comunque ho applicato il mio amatissimo Overachiever di Huda Beauty, il numero 8, che è quello che utilizzavo sempre, la colorazione 8, l'ho finita, l'ho praticamente mangiata, e adesso ho aperto la 12, che è leggermente più aranciato come vedete, però mi cancella egregiamente il mio grigiore. Adesso vado ad applicare il fondotinta di Makeup Revolution, il Conceal & Define numero F1, è veramente bianco, lo so, però a me piace tantissimo come mi fa la pelle. Ultimamente ero nella fase della negazione, dicendo no, non sono così bianca, no, non sono così bianca, e stavo utilizzando dei fondotinta che mi rendevano la faccia troppo gialla e avevo veramente arancione e bianco. Questo sembra troppo bianco, ma è perfetto col resto del corpo e voi dovete guardare questa parte, non questa. Però mi volevo autoconvincere e dire no dai, sono troppo cadavere, proviamo ad utilizzare un fondotinta un po' più scuro. Invece no, stavo sbagliando. Va bene che è inverno e mettiamo i maglioni e il collo non si vede, però non ero io, non mi sentivo neanche io, cioè io sono cadavere, lo devo accettare, sono morta, cioè questo è il mio colore. Non contenta, vado ad applicare ancora un po' di correttore chiaro, questo qua è lo Stay Naked di Urban Decay. Spero non stia facendo quella brutta mossa della messa a fuoco continua, non me ne sto accorgendo dal computer, però nel caso spero mi perdoniate, ma non so com'è, devo ancora capire questa nuova videocamera. Aggiornamenti un po' stupidi, ho guardato You, la seconda stagione, mi è piaciuto tantissimo, talmente tanto che mi sono fatta prendere dall'ansia per questa cosa, perché oltre a essere leggermente ipocondriaca, sono anche molto molto condizionabile. Quando guardo una serie TV, poi la mia vita gira intorno a quella serie TV e per tipo un mese ne parlo fino a che non guardo una nuova cosa, e penso che la mia vita giri intorno a quello. Farsi condizionare su una serie del genere non è il massimo, anche perché se metti in conto che probabilmente potresti avere veramente uno stalker, questa cosa può creare diversi problemi nella tua vita, nella mia soprattutto. E qua ci inoltriamo in un discorso molto più serio e molto più profondo, perché chi ha visto You sa che di base si tratta di questa persona, non è spoiler, però è l'inizio della prima puntata, almeno la prima puntata fatemela raccontare, questa persona, questo personaggio, Oden, praticamente si invaghisce di questa ragazza. Il problema è che durante la puntata capisci che non è semplicemente invaghito di questa ragazza, è fissato, fa delle cose discutibili e niente, da lì prosegue. La seconda stagione è una bomba, una vera bomba. Io non pensavo
Già la prima puntata mi ha fatto rimanere tipo wow, ma verso la fine iniziate a collegare tutto e alla fine fate ok. Intanto sto utilizzando la cipria di Too Faced, la Born This Way, nella colorazione Ethereal, no, penso sia l'unica colorazione, non lo so. Comunque questa, super favola, mi sta piacendo tantissimo. Dopo aver finito questa di Mark... È andata. Dopo aver finito quella di Marc Jacobs, che mi è piaciuta tanto, però ultimamente mi evidenziava troppo le pieghe, forse perché la mia pelle è un po' più grassa. Vabbè, a furia di fare skincare si è ingrassata. Perché vi ho menzionato You? Perché ho uno stalker, e questa cosa non è uno scherzo. La posso dire in modo leggero, posso scherzarci su, posso essere la solita Gloria stupida che sminuisce le cose che le capitano per non pesare alla gente. Però ve lo giuro, io sono seriamente spaventata da questa persona. È capitato che qualche tempo fa, io frequento tuttora il locale dove vado a fare il karaoke, vedo questa persona che mi fissa in modo strano, cioè proprio la faccia da You proprio, cioè con gli occhi sbarrati, come quando... No, questo è uno spoiler, non posso dire niente. Vabbè, comunque, chi ha visto sa. E io, onestamente, a vedere quella faccia, mi sono cagata. Però ho detto, vabbè, poverino, magari è il suo modo di guardare. Non è che possiamo giudicare le persone perché ci guardano così. Magari anch'io sembra che guardo male quando cammino perché la mia palpebra è super rilassata, la mia faccia è quella e sembra che guardo male. Vado ad applicare... Lui non mi ricordo mai come si chiama, raga. Ipno. Quindi vado a fare un po' di contouring. Da lì succede che con me, ricordo che c'era Anto quella sera. Ricordo che avevamo commentato la cosa dicendo mio Dio, mi sta continuando a fissare, vabbè, amo non guardarlo, ho capito, ma mi sento gli occhi addosso, è strano, bla bla bla. Per poi finire a scherzare su questa cosa. Quindi Anto mi pareva che aveva detto, che avesse detto vabbè, però è carino, non è male, però è carino. E cercava, secondo me, di trovare un lato positivo in questa serata un po' strana. Qualche settimana dopo me lo ritrovo all'Esselunga e ci sono rimasta perché, avendolo visto in questo locale che era un bel po' lontano da casa mia, me lo ritrovo all'Esselunga sotto casa mia, ci sono rimasta e mi fissa di nuovo, come per dire io a te ti conosco. Ragazzi, veramente con le buste della spesa camminava e mi fissava. Neanche ha accennato a un sorriso per dire vabbè, le sorrido, sai, magari si ricorda di me. No, fisso, serio. Vabbè, succede che da lì me lo ritrovo un po' ovunque, in giro, in centro, di nuovo all'Esselunga svariate volte, per strada, e sempre con questo sguardo, no? Una sera io e Anto usciamo, succede sempre con Anto questa cosa, dobbiamo chiarire, sempre, non so, magari è fissato con Anto, non con me. Usciamo, andiamo in questo bar, l'unico bar dove non c'erano persone, perché non ci andava di andare in mezzo alla gente. Entriamo e chi ci troviamo? Lui dietro al bancone. Cioè, raga, siamo entrati nel suo bar e io ho fatto tipo, oh cazzo, guardo Anto e dico, amo, usciamo. Cioè, fa no, perché? È lui lo stalker. Oh cavolo, è vero! Cioè, in tutto ciò parlavamo così, no? E facevamo finta di niente. Questo, serio, ci serve sua mamma. Lui serio inizia tipo a guardare, imbarazzato, anche lui tutto il tempo a fissare. Mi fa la cassa, pago. E niente, tipo mi ha toccato la mano, io ero non toccare, no, con quegli occhi che cercavano di entrarmi dentro, no, io che cercavo di abbassare lo sguardo imbarazzata, ve lo giuro, è stato super difficile. Il blush che ho applicato sono questi due e sono Belle e Climax. Quella sera penso sia passata, beh, era dopo le feste, sì, 3 settimane. Io non l'avevo più visto, se non passando proprio davanti al bar dove lavora, perché è il suo, penso. E quindi, niente, cioè, ho evitato quella zona, ho evitato. Ieri vado al karaoke e mi ritrovo, intanto vado ad applicare l'eyeliner, quindi cercherò di parlare in modo molto pacato per non andare a distruggere il mio eyeliner e non incavolarmi dopo. Il serial liner di Nabla mi sta piacendo parecchio, lo sto utilizzando spesso. In questa settimana mi è successo che ho capito, sto cercando di capire quanto io valgo, quanto la mia persona vale, quanto quello che penso e sento va messo in primo piano rispetto a quello che vedono, pensano o sentono gli altri. Io ho sempre messo al primo posto il benessere delle altre persone, tante volte sbagliando, tante volte
facendo l'opposto, pensando di fare del bene a queste persone, invece poi facevo tutt'altro. E in questo modo non mi vivevo bene né me stessa né quelli che mi circondavano. Quindi ieri, dopo questa cosa che piano piano sto cercando di fare, ma ve ne parlerò più avanti, mi sono detta: buona, mi vivo sta serata come mi va. Non voglio ridere, non rido. Voglio ridere, rido. Lascia spazio alle tue emozioni, basta filtri. E quindi ho iniziato a godermi questa serata con la mia famiglia, perché ci hanno raggiunto anche mio fratello, mia cognata, la bimba e il pupetto, che appunto ha fatto anche un anno da poco. Devo essere onesta, ho sentito delle vibrazioni negative poco dopo. Cioè sentivo questa brutta sensazione di disagio, di bugia, non lo so, non mi piaceva questa cosa. Quindi già io parto che mi voglio vivere i miei momenti, i miei, la spontaneità, tutto quanto, già si presenta un'occasione di disagio, ieri mi sono praticamente ammutolita. Cercavo di non coprire quella parte, ok? Succede che durante la serata poi rimango sola, ok? Cioè mia madre era per gli affari suoi, io cercavo di spostarmi il più possibile per cercare di evitare questa persona che viene sempre in quel locale e mi sta parecchio addosso, ma non è, cioè è innocuo, è una persona sempre alticcia che però è leggermente invadente solo perché continua a dire: dai canta, dai fai questa, tu sei una bella persona, tu qua, tu là. Sempre le solite cose da chi è un po' alticcio, si ripete, diventa prolisso, ok? Lo capisci, cioè lo sopporti una volta, due volte, tre volte. Dopo un anno che frequenti sto posto e questa persona ti ripete le stesse cose e non ce la fai più. Quindi ho iniziato a spostarmi, questa persona mi seguiva e l'ho presa sul ridere, cioè con chi mi conosceva hanno iniziato a ridere con me, a dire: mamma mia, povera Gloria, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Quindi cercavo di nascondermi, no? Facevo un po' il funghetto. A una certa entrano questi due ragazzi, ragazzi molto più grandi di me, si mettono al bancone a bere. Raga, ho capito che non riesco a parlare mentre faccio l'eyeliner, quindi mi concentrerò per questa parte, poi vi racconterò tra poco. Iniziano a parlare con questo mio amico, con quest'altro mio amico. Questo mio amico me li presenta: ah, loro sono ganzi, sai, tra poco dovrebbero partire, avevano il primo volo alle 6 qua a Malpensa, non sanno ancora dove andare, prenderanno un volo e partiranno, quindi stanno perdendo tempo fino alle 6 del mattino e hanno trovato questo bar qui, no? Cioè sono venuti qua da noi. E io ho fatto: wow, figo, cioè voi partite così senza meta? Sì, sì, senza meta, senza valigie, senza zaini né niente. Io li ho guardati e ho fatto: ah, wow, complimenti, no? Vado a bere un caffè, mi giro, vedo che uno di loro mi sorride e la ragazza mi dice: ti ha offerto il caffè, uno di questi due che doveva partire. Io, imbarazzato, ho fatto: grazie. E mi fissa e ho fatto: vabbè, sta guardando se bevo il caffè, ma qualche tempo dopo vado a fumare, esco fuori, mi sento osservata, ero in tutto ciò scappata da il ragazzo che è sempre alticcio, ok? Mi sento osservata, mi giro e vedo questo ragazzo seduto sullo sgabello fisso così, che guardava attraverso il vetro e ce n'era di gente, cioè potevi distrarti, potevi guardarti in giro, no, lui guardava me fisso. Io me ne sono accorta più di una volta e lui non è che sorrideva altro, guardava me fisso. E ok, sarà stato ubriaco anche lui, non lo so, però ve lo giuro, era inquietante. Io poi ho fatto la prova del 9, ho detto: vabbè, mi provo a spostare. Mi seguiva con lo sguardo. In tutto ciò torno dentro e cerco di scappare dal primo di ragazzo che continuava a starmi addosso, e in tutto ciò mi sentivo osservata dal secondo, quello del caffè. In preda al panico inizio tipo a ridere istericamente. Vado verso mia madre e le dico: mamma, ti prego, andiamo, cioè non voglio più star qua, mi sento a disagio. E lei mi fa: ah, ok, canto l'ultima e andiamo. Chi entra dalla porta? Lo stalker. Cioè questa serata sembrava fatta apposta per mettermi alla prova. Io ho reagito malissimo perché ho iniziato a impanicarmi seriamente. Tutti lo hanno notato perché sono cambiata da così a così, cioè già ero agitata prima che mi sentivo osservata, e più entra lo stalker, mi sono agitata di brutto. E lo stalker si avvicina, mi vede, accenna un sorriso, ve lo giuro, inquietante, inquietante, ma proprio brutto. Era You, cioè per non dire un'altra cosa, era quello di You, era Will, era, non lo so, Joy, come vogliamo chiamarlo. Ciao, ti ricordi di me? Con gli occhi sbarrati, raga, io ho fatto tipo... Mi ha preso la mano, ha stretto la mano da solo, l'ha lasciata e mi guardava in continuazione le pupille. Io mi sono sentita violata. Poco dopo
mi giro, io non ho mai evitato così una persona, non mi è mai capitato di evitare una persona, quindi capite che nel momento in cui mi stringe la mano e mi guarda ho fatto tipo così, zitta, mi sono tolta, ho chiuso la mano e me ne sono andata, non è da me, cioè io non lascio mai le persone così. Mi sento una merda lasciare le persone così, devo almeno dire scusami, mi stanno chiamando, cioè una palla, no, non riesco, quindi mi fa strano che io abbia reagito in questo modo, vuol dire che ero veramente impanicata. Cerco di nascondere tra le persone, vado ad applicare questo qua che è Liquid Love di Clio che sto amando, si chiama Clio Confidential e mi piace tantissimo, molto molto bello, però lo vado a stendere in modo particolare perché lo stendo solo qui e qui e poi col dito lo vado a sporcare in giro, così. In tutto ciò vado anche a stendere le ciglia finte perché vado a mettere le mie preferite del periodo, che non ricordo neanche quali sono perché io le ciglia finte quando le metto poi insieme e no. Sono nuda! Sono nuda di nuovo! Yeah, raga! Vabbè, comunque, intanto che pulisco le ciglia dalla vecchia colla vi racconto la fine di questo bellissimo aneddoto inquietante, scary, cringe. Che tra l'altro le ho anche rotte, quindi devo stare attenta a togliere la colla, perché sono incollate dalla colla. Ecco, le ho rotte. Mi sposto, cerco di nascondermi da queste persone, che erano tre alla fine, a starmi addosso. E tra l'altro in tutto ciò il primo, non capivo che ce l'avevo anche con lui. Quindi mi cercava per dirmi, Gloria, ma chi è che ti sta dando fastidio? Ovviamente sbiascicando. Dimmelo, dimmelo, chi è che ti sta dando fastidio? E io, no, due persone, tre persone in realtà. E lui, dai, dimmelo, dimmelo. Cioè non volevo offenderlo perché in realtà lui faceva parte di queste e non volevo dirgli guarda sei anche tu che mi stai un po' addosso, meno. Perché è molto sensibile questa persona, io poi non sono una di quelle si ubriaca, beve, è una persona di merda. Sono sempre quella un po' empatica che dice se una persona beve o se una persona comunque ha una dipendenza, ha un problema, non la tratto male, cioè non ce la faccio, piuttosto la evito. Perché comunque se ha una dipendenza... Ha una dipendenza proprio perché viene trattata anche, cioè non è una scusa, lo so benissimo, però trattarla male non serve a niente, non l'aiuta, ecco. Se vogliamo riabilitare una persona di certo non dobbiamo fargli presente che è una persona che sta rovinando la vita a qualcuno. Anche se poi effettivamente potrebbe essere, io sto parlando di casi un po' più leggeri, di quelle persone che sono innocue, che non fanno il male a nessuno, ma diventano un po' invadenti, nel senso che continuano a starti intorno per voler parlare o cercano di essere divertenti, che a una certa tu non ce la fai più, ma basta non trattarli male, no? Sai, non ce la faccio a trattarli male. Vedo lo stalker che si avvicina, mi fissa sempre di più, infila la testa nel gruppo, mi guarda e se ne va. Il mio amico mi guarda e fa, oh cazzo, c'hai ragione, cioè questo qua ti sta proprio addosso. E io, te l'ho detto, hai visto come mi ha guardato? Fa, sì, ma non è normale. Dopo neanche 5 minuti sono scappata da lì con mamma, siamo andate via. La cosa che mi ha dato fastidio e che ribadisco, dopo averla detta anche su Instagram, è che mi ha fatto schifo e tristezza, ma proprio deluso. Cioè, vedere una persona che tra l'altro era lì, che mi ha... conosciuta, e poi adesso boh, magari ha un po' di orgoglio, non lo so, non fare assolutamente niente, non che io avessi bisogno del principe azzurro in quel momento, no? Però sai, quando sei un po' in crisi cerchi delle facce amiche e cazzo non fai niente. Cioè vedi una ragazza, adesso non per fare la sessista, per dividere maschio o femmina, abbiamo voluto la parità dei sessi, certo ce la possiamo cavare anche da sola, però sei in un bar dove ci sono praticamente più uomini che donne, dove gli uomini che ci sono tutti alticci e una di queste si vede che è in crisi perché ci sono tre persone che le stanno addosso e tu, dopo essere stato anche a casa sua, non fai niente? Non fai niente? Almeno chiederle ma tutto bene, ti vedo un po' strana. Cioè no, se ne è accorto l'amico, vabbè. Penso che eviterò la gente, il genere umano, perché mi hanno deluso. Cioè ieri sono stata proprio, ve lo giuro raga, mi hanno deluso. Vedere tutte queste persone che se ne strafregano mi ha fatto ricredere di nuovo per l'ennesima volta sul genere umano. Cioè mi sono detta wow, complimenti. Cioè una persona deve arrivare a piangere o a urlare o a essere stuprata per far sì che una cosa diventa potenzialmente grave. Cioè neanche viene catalogata tale se prima non succede una cosa grave. È assurdo, assurdo. Io sono una persona forte, io sono molto ironica, scherzo. Non ero lì da sola, avevo mia madre comunque, anche se mia madre è più in difesa di me, a essere onesta, e cosa succede? Niente, cioè io lì impanicata, la gente che se ne fregava,
se non per due o tre risatine. Sono allibita. Dopo aver applicato le ciglia finte, questo è il risultato finale. Non sto mettendo l'illuminante ultimamente perché non sono troppo pigra per andare giù a prenderne uno nuovo, perché quello che ho non si apre più, si è chiuso male, è in plastica tutto quanto e non si apre più, quindi dovrò distruggerlo. Non lo so, se avete consigli su come aprirlo, help me, perché è uno degli illuminanti bellissimi, più belli che io abbia mai provato. Sono quelli della Wet n Wild di Mega Glow. Mega Glow. Dopo questo aneddoto, fatemi sapere che cosa ne pensate su questa cosa che mi è accaduta. Come avreste reagito? Forse avrei dovuto rispondere: scusa, ma hai qualche problema? Perché mi guardi? Lo so, l'avrei dovuto fare. Non l'ho fatto. Come avreste reagito voi? Questo è il look finale. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel commentino, un bel pollice in su. E ci vediamo molto presto con una serie di video molto molto carini, perché la mia testa è piena di idee e spero di potervi aiutare ed esternare tutto quello che ho da darvi, perché è veramente tanto. Ho scoperto che mi piace chiacchierare e raccontarmi, e soprattutto mi piace un argomento in particolare che vi porterò qua sul canale, quindi spero di avervi creato un po' di curiosità. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.